Il mercato azionario asiatico chiude in ribasso in seguito al calo dei produttori di materie prime, ad alcune trimestrali deludenti e alla possibilità che la Cina continui ad alzare tassi di interesse. L'euro si riavvicina al massimo di 18 mesi in attesa che la Banca Centrale Europea annunci ulteriori restrizioni della politica monetaria. Il Portogallo comunica di aver raggiunto un accordo per un pacchetto di aiuto da 78 miliardi di euro. Da Lugano, Roberto Mannati, responsabile della gestione di Global Opportunity Investments. Ciao Roberto. Ciao Luciano, buona giornata. Asia in ribasso, con l'eccezione di Tokyo che è chiusa per una vacanza oggi, calano i produttori di materie prime e società come la Westpac Banking e la CIMEI Innolux pubblicano trimestrali deludenti. La banca centrale cinese che ribadisce la priorità di limitare l'inflazione facendo pensare appunto ad un prossimo rialzo dei tassi di interesse. Nel complesso l'indice Morgan Stanley della regione Asia-Pacifico con l'esclusione del Giappone cala dall'1,3% e si avvicina al minimo del 19 aprile. La Cina oggi ha segnato un ribasso molto importante, oltre il 2%, con anche il China Enterprise, cioè l'indice di Hong Kong, dei titoli quotati ad Hong Kong, ma che fanno riferimento ad azioni cinesi, che ha perso attorno al 2%. Ma il motivo viene da più lontano, cioè i flussi in Asia in questo momento non arrivano più da Occidente, cioè è un po' come dire finita la corsa all'Asia come paese emergente, se vogliamo, è emerso, ha dei PE assolutamente in linea con i PE europei e americani. Ma quello che sta accadendo proprio in questo periodo è diciamo, l'attenzione che ha il governo cinese a mantenere gli asset freddi, no? Quindi a non lasciare che la borsa corra, a non lasciare che i prezzi delle unità corrano, a non lasciare che i prezzi delle case corrano. Ed è ciò che non sta facendo l'America, cioè l'America sta facendo esattamente il contrario, no? Sta cercando di far correre i prezzi, sta cercando di far rialzare i prezzi degli immobili che sono bassi come mai lo sono stati negli ultimi anni e sta veramente cercando di stimolare l'economia. L'economia cinese corre troppo, i dati di quest'anno anche del Fondo Monetario Internazionale indicano una crescita oltre il 9,5%. Quindi queste minacce, che poi non, in termini reali sono, sappiamo tutti, finte, perché la pianificazione dei rialzi dei tassi in Cina è stata comunicata, no? Intervengono sempre, ormai regolarmente, cioè lo faranno ancora, ma non è per le dichiarazioni del governatore che dobbiamo spaventarci, è proprio che in questo momento la moneta calda è tutta negli Stati Uniti. La paura è sempre quella dell'inflazione, in ogni caso. No, non è così. No? Se andiamo a vedere, io ricevo, diciamo, settimanalmente i dati sull'inflazione, l'inflazione alimentare è bassa, le ultime rilevazioni sull'inflazione sono basse, sono aumentati di molto i prezzi degli immobili, ma ancora per tendenze speculative che non trovano sfogo in altri settori. Io credo che il governo cinese prima o poi lascerà di nuovo che la borsa diventi luogo di speculazione per evitare che cada tutto sul mercato immobiliare, però oggi è successa una cosa molto particolare sull'indice cinese. Io da tempo soffro con alcuni titoli in portafoglio che sono i produttori di energia, anche i produttori di energia che arrivano dal vecchio carbone, oggi hanno fatto miracoli con l'indice che scendeva ai titoli più 3, più 4, perché il governo ha detto: attenzione, stiamo arrivando vicini al limite di produzione elettrica. Quindi fate pure, andate sul mercato, prendete quello che dovete prendere. Allora la realtà è che questa crescita c'è ed è reale ed è inutile opporsi, insomma. Quindi anche gli ultimi freni sono stati liberati. Cioè da una parte dice ci fermeremo l'inflazione, ma dall'altra dà il via libera alla produzione energetica che è stata il collo di bottiglia sulla produzione cinese degli ultimi 4-5 mesi. Questo porterebbe la Cina a diventare il primo paese che interviene sulla ricostruzione in Giappone con mezzi, strutture, risorse, soprattutto nel settore della ricostruzione. Il Portogallo ha annunciato un accordo per un pacchetto d'aiuto da 78 miliardi di euro, saranno 3 anni, dunque il pacchetto contribuisce
al miglioramento dell'andamento del debito portoghese, nel senso che il decennale apre in rialzo, il rendimento cala di 11 punti base al 9,46%, rimanendo in ogni caso sempre abbondantemente generoso, Roberto. Sì, il Portogallo, diciamo, non è un paese chiave nell'Unione Europea, ma lo è per quanto riguarda i destini della Grecia, perché se dovesse acuirsi la crisi portoghese, la Grecia avrebbe i suoi problemi. C'è anche però da dire che il debito portoghese, come il debito greco, è stato fortemente sottoscritto da banche del nucleo, diciamo, euro, cioè quindi francesi e tedesche. E la realtà è che, non so, mi spiace quasi dirlo, ma questi tassi alti e con la garanzia comunque che la BCE interverrà o che ci sarà un cappello, permettono ai soliti noti di avere, diciamo, un reddito molto elevato su obbligazioni statali, sapendo che dietro, verrai salvato. Insomma, cioè è un gioco un po' Chi perverso sono i questo. soliti noti? Basta andare a vedere nel bilancio delle più grosse banche tedesche, la Deutsche Bank, ai grossi player, diciamo, di mezza Europa, no? Le banche italiane non hanno mai giocato questa scommessa, bisogna dirlo. Cioè, le banche italiane sono state tra le più virtuose, le banche italiane hanno il debito italiano, mentre il giochino sul debito irlandese, diciamo greco, così è fatto da banche tedesche che si sentono spalleggiate comunque, da qualcuno che dice ci salviamo, allora è una sorta di pasto gratis questo sulle obbligazioni del Alcuni governo. politici tedeschi, sia della coalizione di governo che dell'opposizione, stanno consigliando al Portogallo di iniziare a vendere parte delle proprie riserve d'oro per appunto far fronte alla crisi del debito. Ho preso questa classifica dei paesi con le maggiori riserve d'oro, l'ho presa da Wikipedia, è aggiornata al dicembre del 2010. E ci mostra che il Portogallo è il 14° paese al mondo per imponenza delle proprie riserve d'oro. È una buona idea? No, è una pessima idea, sarebbe terribile se il Portogallo accettasse, perché è un asset reale importante che deve mantenere, è la sua ciambella di salvataggio quando vorrà eventualmente opporsi alle ganasce tedesche che gli sono state inserite. Perché non dimentichiamo che se la Germania riempie le proprie banche di titoli portoghesi ad alto rendimento, garantendo diciamo, una sorta di cappello di protezione, ma obbligando il Portogallo a fare enormi sacrifici, no? Per poi di fatto ingrassare le banche tedesche, questo no, non rispetta, se vuoi, un criterio di giustizia. Ma generalmente possiamo considerare le riserve in oro dei vari paesi come un'assicurazione sul debito, oppure no? Sì, lo possiamo considerare. Lo dico perché in questa classifica spicca la posizione numero 4 dell'Italia. Fondamentalmente l'Italia è il terzo paese al mondo per riserve d'oro, perché prima sì, c'è l'Unione Europea, ovviamente, tutti i paesi europei messi insieme. Poi ci sono gli Stati Uniti, poi c'è la Germania, poi il Fondo Monetario Internazionale e l'Italia, che ha le maggiori riserve d'oro al mese, al mondo, perlomeno ecco, alla quarta posizione. Guarda, l'Italia si porta questo debito enorme sulle spalle da molti anni, ma è vista ancora con, diciamo, rispetto grazie anche ad una serietà che un'istituzione italiana non ha mai perso, che è la Banca d'Italia. E la Banca d'Italia si è opposta in ogni modo alla vendita d'oro che da vari governi era stata chiesta, non so se ti ricordi, eh? Vendiamolo, vendiamolo, no? La Banca d'Italia ha sempre detto no. E questo ha pagato col tempo, perché l'oro si è rivalutato parecchio da quando avrebbe dovuto essere venduto in passato. Quindi non si capisce perché con un oro che tendenzialmente continuerà il suo apprezzamento un paese se ne debba liberare. Allora, devo valutare
Un'altra variabile sui mercati finanziari in genere, no, l'andamento del dollaro fondamentalmente. Qua è l'euro che torna a salire, si riavvicina al punto più forte degli ultimi 18 mesi. La Banca Centrale Europea domani si riunisce, il presidente Jean-Claude Trichet potrebbe segnalare ulteriori rialzi dei tassi di interesse, appunto finalizzati a limitare l'inflazione che nella zona euro continua a crescere. La BCE ha alzato la bandiera antinflazione, mentre però l'euro pare affaticato dalle recenti galoppate. Insomma, siamo addosso a 1,50, il massimo è stato fatto poco sopra 1,49 l'altro giorno, Roberto. Allora, scendere non ci riesce, non c'è nessuna provocazione che riesca in questo momento a mettere sotto pressione l'euro. Abbiamo visto anche ieri, quando l'euro si è deprezzato un pochino, ma era un movimento che era partito dall'oil, cioè quindi un movimento intraday del 3,5, quasi 4% dell'oil, vede di solito un movimento sincrono dell'euro-dollaro per una porzione, diciamo, per circa un quarto del movimento dell'oil si muove anche l'euro-dollaro, ma oggi segnava già ancora nuovi massimi 2 giorni. Quindi io non me la sento di pensare che l'euro-dollaro possa invertire a questi livelli senza che non cambi la struttura dei mercati. Cioè, se la struttura dei mercati cambiasse e i primi scricchioli sono arrivati questa notte con i mercati delle materie prime, un apprezzamento del dollaro che vedrebbe il dollaro riportarsi verso zona 1,40 circa, no? Permetterebbe chiaramente alle materie prime di ritornare su livelli più accettabili. Oggi, per esempio, in Italia è stato segnato il nuovo massimo della benzina, 1,60, di vedere l'euro prendere un po' fiato e di evitare che il sell-off del dollaro continui. L'unica controindicazione di questo tipo di movimento è che di solito è sincrono con la discesa dei mercati, no? Ma i mercati hanno veramente galoppato molto, i mercati americani ed europei. Cioè, quindi abbiamo il Dow Jones a più 10 dall'inizio dell'anno contro la media degli emergenti Brasile, così sotto i 5, 6, 7, no? E il mercato cinese, asiatico in generale, che fa circa pari con qualche meno come il Giappone per il terremoto. Quindi c'è questa massa gigante di soldi in uscita dal dollaro, cioè quindi che fa lending sul dollaro, prende in prestito dollari che si svalutano e che va sul mercato borsistico americano, perché non va su altri mercati, va lì, no? E sul mercato europeo di conseguenza. Dovesse rivalutarsi il dollaro, assisteremo comunque ad una bella presa di profitto anche sui mercati investiti con i soldi presi a prestito col dollaro svalutato. E un'altra indicazione che sta arrivando è il sell-off dell'argento sui massimi, che dà la stessa indicazione, che siamo vicini ad un punto in cui il dollaro potrebbe, come dire esisto ancora. E io credo che anche questi segnali politici dell'America, che probabilmente sa dove è Bin Laden da 5-6 anni, si è andato a prenderlo nei giorni scorsi, è un'indicazione che vogliamo essere ancora forti, siamo ancora leader, siamo ancora noi. Come vedi la notizia dell'uccisione di Osama Bin Laden? La vedi favorevole? La vedi contro il mercato? La vedi estranea al mercato? Guarda, Bin Laden di fatto ormai faceva ricco signore con le mogli giovani, la sua moglie 29enne, i suoi computer, i figli, a 800 metri da una base militare, cioè, quindi sostanzialmente Bin Laden era già morto ed è stato ucciso dalle rivoluzioni avvenute a partire dal popolo. Cioè, quindi quello che profetizzava Bin Laden non c'è più, non ha più nessuna realtà, ce lo stiamo raccontando. Quindi sostanzialmente il mercato, a parte quella piccola emozione di cui si è apprezzato, diciamo, dalla notizia è sceso il mercato, no? Quindi le dinamiche pro o contro Bin Laden non hanno, a mio parere, senso e non sono motivo di analisi per i mercati. Invece si prospetta però un altro scenario, che è uno scenario molto importante per l'economia americana. Cioè, l'uccisione o cattura di Bin Laden, ma se si era deciso di ucciderlo, lo si uccide, no? Cioè, secondo me hanno fatto un'inutile bestialità. Cioè, quindi, in un mondo normale il premio Nobel della pace non dà l'ordine di uccidere uno disarmato, però non siamo in un mondo normale, quindi va bene.
Quindi ci troviamo oggi con un paese, gli Stati Uniti, che può finalmente dire adesso finiamola con questi soldi infiniti per pagare tutto, guerra, ritiriamo i soldati, facciamoli ritornare dall'Afghanistan, usciamo dagli scenari di guerra, ripensiamo al paese, facciamo sacrifici, riduciamo il debito. Per fare questo serviva però che il paese venisse sferzato con il jolly che tenevano in portafoglio da quanto tempo? Ma probabilmente da 2 o 3 anni. Roberto Malnati, grazie Roberto, arrivederci. Ciao.